Che è successo? E quindi? Sto passeggiando per Roma e ho trovato qui via Tuscolana questo gabbiano ferito. Ora mi sono prodigato a prendergli un po' d'acqua e qualcosa da mangiare. Speriamo che si riesca a sistemare la cosa. È abbastanza ferito. Purtroppo adesso si stanno anche formando delle formiche qua vicino. È una bella ferita. Povero, povero, poverino, poverino, si è fatto proprio male, ragazzi. Adesso abbiamo chiamato un corriere, se viene questo corriere a prenderlo, vediamo. Bevi un po' d'acqua, dai. Purtroppo, ragazzi, non capisco come mai, non so cosa sia successo, però è una bella ferita. Le formiche stanno viaggiando tantissimo, ce ne sono proprio tante, guardate. Adesso vediamo, speriamo di trovare una soluzione. Ora una ragazza gentilmente si è offerta di andare dal veterinario, ecco, sta arrivando una signora con il cartone. Non posso toccarlo più di tanto, vi dico la verità, perché ho paura di fargli del male. Ah, ottimo! E ora come lo pigliamo, però? Meglio con questo, poi c'è l'asciugamano, la pelliccia la nostra asciugamano. Come si fa, signor? Come lo prendiamo? Come lo prendiamo? Infatti, se... perché lei... Ora è andata dal veterinario quella ragazza. Ha detto se lo portiamo là, però se lo portiamo là lo dobbiamo prendere noi. Lo prenderemo. Allora facciamo una prova. Lui c'ha pure dolore, non vorrei che ci lo so, però alternativa non ne abbiamo. Meglio che c'è da una beccata. No, aspetta, aspettiamo un attimo, ecco, vedi, secca. È incazzato. No, come si fa? Che stanno pure le formiche. Lo so, però lui adesso c'ha paura e becca. Lo so. Ci vuole l'asciugamano. Ciò ci vorrebbe. Oddio, una Vespa. Oddio, pure la Vespa ci sta. Cocciuta. Perché c'è il sangue. Alternativa. No, io posso pure andare a prendere la scopa. Lo spingiamo dentro e lo addrizziamo. Che dobbiamo fare, signore? Con le mani ci becca. Oddio, aiuto! Povero, si è alzato in piedi. C'ha proprio l'ala spezzata. Guardate, c'ha proprio l'ala spezzata. Si è alzato in piedi. C'ha l'ala spezzata. Si è spezzato un'ala. Allora, facciamo, come dobbiamo fare? Signor, datemi il cartone, ho un'idea. Dammi il cartone. Io lo metto sopra. E poi? E poi lo giro. Sì, dai signora, dammela. Però fai il giro largo, ecco, sei riseduto. Beh ragazzi, dimenticavo, iscrivetevi al canale, se vi piace il video, lasciate un commento, condividete, perché avevo bisogno del vostro aiuto per crescere. Ok? Lo so. In qualche maniera però devo farlo. Vado. Ok, il primo passo l'abbiamo fatto. Ho capito, però adesso come lo giri? Lo devi sempre prendere per girarlo, no? No, non è questo il sistema, è... Vabbè, almeno non si avvicina alla Vespa. Beccare, no? Perché gli si mette. Io adesso vado un attimo. No, va bene, vediamo un po'. Vai. Ma va bene, tanto lui non vuole.
perché c'era al contrario proprio, guarda. Il veterinario, allora non c'è. Dai che abbiamo trovato la soluzione. Che è successo? Non vengono. Ci rendiamo conto di come funzionano veramente le cose. E quindi? È chiaro che nessuno viene aiutato. Perché? Tanti altri animali sono nella stessa condizione. Ho rimediato un carrello, ragazzi, l'abbiamo messo nel cartone, non sono stato io. Adesso sto andando alla fermata della metropolitana per portarlo con la metro in questo posto che a 10 km col traffico di Roma, col taxi, sarebbe costato un leasing, quindi lo sto portando con la metro. Speriamo di riuscire a salvarlo. Vogliamo dargli un nome? Ragazzi, scrivete nei commenti un nome che possiamo dare al nostro amico gabbiano. Ma se non ce l'ho io, chi lo aiutava a questo povero gabbiano? Ragazzi, siamo fermati alla Western Union a prendere un po' di scotch per chiudere il pacco, altrimenti non riuscivo a entrare nella metro perché ha provato ad alzarsi. L'unica persona gentile, perché ho chiesto a quattro negozi dalle parti di Numidio, ho chiesto a quattro ragazzi, l'unico ragazzo, questo ragazzo straniero, è stato gentilissimo, quindi Western Union, grazie. Siamo nella metro e stiamo aspettando che arriva. Il signorino è qua, ho messo un po' di scotch, speriamo che arriviamo in tempo. Sono arrivato a Piazza del Popolo, è ancora qui, ma non c'è neanche un taxi, sono a un chilometro dal centro Lipu. Non essendoci un taxi mi tocca andare a piedi. Che fatica, ragazzi, però lo facciamo, dai. È anche in salita la strada, ragazzi. Mamma mia, troppo tosta, ragazzi. Troppo tosta questa salita. Raga, mi sto facendo 10 km sotto al sole, col cartone in mano. Non ce la faccio più. Non c'è un autobus, non c'è un taxi, niente, sto proprio qua in queste viuzze per arrivare a Lipu. Meno male che ho preso la metro per 9 km, ma c'ho ancora un altro chilometro da fare, è tutto in salita. Mamma mia, guardate. Ops, si muove, che paura. Beh, però il panorama è bello. Oh, un po' di fresco. Ragazzi, Michele ha visto che ero in difficoltà, si è fermato a darmi un passaggio. Manca 500-600 metri per arrivare alla Lipu. Un ragazzo rumeno, Michele, gentilissimo. Ho chiesto a tantissimi italiani, non mi ha cagato nessuno. Contromano si ha. Aspetta, allora metto il navigatore. Ragazzi, le anime buone esistono. Michele mi ha accompagnato. Grazie Michele. Ciao. Buona vita. E siamo riusciti ad arrivare. Panorama bellissimo. Siamo arrivati finalmente qua da questi signori che non si sono degnati di venire a prendermi. Ecco qua. Vediamo che cosa succede. Siamo entrati, basta che non rompano le scatole. Adesso ci sarà un medico qua, qualcuno. Sì. Oh. Entrata, ce l'abbiamo fatta. Siamo arrivati alla Lipu con Giuda. Sembra un negozio, ragazzi. E qua di dottori non vedo manco l'ombra. Ciao.
Abbiamo chiamato da Tuscolana, sono venuto 10 km in là. C'è un gabbiano ferito. Okay. C'è il dottore? Sono io, nel senso che noi facciamo il primo soccorso. Lo vado a visitare e torno da lei, va bene? Okay. Mi deve aspettare qui però, ok? Sì, va bene. Allora, la fatica per arrivare. Guarda, deve aspettare però all'interno. Allora, 333. Dottoressa, ci dica. Allora, ha una vettura scomposta ed esposta sul osso lungo, quindi non è radio. E quindi purtroppo è una frattura grave, ok? Non si riesce a recuperare, proprio non recupera più il volo, una frattura del genere. All'ala completamente, diciamo, quasi staccata, cioè l'osso ormai è fuori dal resto del cioè dell'ala. Che si può fare? Niente, nel senso ora gli blocchiamo l'ala, però purtroppo è una frattura grave. Quindi eutanasia. Allora, il veterinario prende questi diciamo, tipo di decisioni, però immagina, non si immagini un uccello che non vola più. Okay. Cioè, non quindi ha, lo non lasciamo come, qui? Non è, sì, comunque lo ricaveriamo noi. Però non è come noi che sulla sede rotelle possiamo anche lavorare, non funziona così, loro vivono di sopravvivenza, tra l'altro è un adulto, non si può più nutrire, non può più spostarsi, non ha più la sua libertà. Forse l'hanno investito, può essere che l'abbiano investito, sì. E gli hanno completamente distrutto l'ala però. Cioè proprio l'osso è al di fuori. Possiamo fargli un saluto? No, perché ormai sta di là poi si stressano tantissimo. E a parte che queste stanze per ragioni sanitarie sono private. Ah, ok. Ma è ancora nel cartone? Sì, sicuramente. Se ce la porti di qua così lo salutiamo. Però non funziona così. Vabbè, ma siamo venuti tipo 10 km che di voi nessuno si è degnato, il corriere non si è presentato, quindi noi almeno. Certo, immagino. No, ma infatti quel corriere che ci ha dato il numero, dopo un'ora l'abbiamo risentito, e non abbiamo il mezzo, dopo un'ora ti rendi conto che non è il mezzo? Cioè. No, però diciamo che poteste fare un esposto al comune di mettervi un mezzo a disposizione, anche con qualche volontario che potesse soccorrere, perché a parte voi io penso che siano nelle stesse condizioni anche i canili, i gattini. E gli altri, voi state qua, già fate il vostro. Facciamo 150 ricoveri al giorno. Madonna. Se noi ci spostiamo, ok, solo a giugno abbiamo fatto 2400 ricoveri. Solo a giugno, solo in un mese. Immagini se. No, non lo metto in dubbio. Se ce lo porti che gli facciamo un saluto e ci arriviamo. Grazie. Praticamente mi ha spiegato quello che avete appena sentito. Non c'è niente da fare, vi era uscita proprio l'osso dall'ala. E queste ragazze poverine anche loro fanno tutto da sole, non c'è nessun aiuto da parte dello Stato, mi ha spiegato, quindi le bollette le pagano loro, vanno avanti con le offerte, mi ha dato anche l'IBAN, se voglio fare un'offerta ve lo faccio vedere, giusto nel caso qualcuno. Purtroppo ragazzi ci ho provato, non ho salvato il mio lapo. 6 mesi fa non sono riuscito a salvare manco questo. Mi dispiace tanto. Povero gabbiano, questa è la verità. Ciao.